sottosegretario alla presidenza della giunta, l'indennità sarà riassorbita, lo prevede la proposta di legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Aeroporto di Peretola, il presidente Gianni ha annunciato che entro ottobre inizierà la fase di realizzazione dell'opera. I paramenti di Papa Niccolò V tornano a Fivizzano grazie alla mostra I panni aurei vellutati. Il dibattito sul sottosegretario. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nomina di due segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. Approvata a maggioranza anche la proposta di legge d'iniziativa dei membri dell'ufficio di presidenza che regola i trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla presidenza della giunta e dei segretari questori a seguito delle recenti modifiche statutarie. La legge definisce anche le incompatibilità del sottosegretario. La nuova figura di sottosegretario alla presidenza della regione toscana istituita con modifica statutaria non graverà sul bilancio. I costi saranno assorbiti rideterminando indennità e rimborsi spese. Stesso dicasi per i due nuovi membri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale attualmente formato da presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Contro ha votato Fratelli d'Italia. Per noi è utile, lo era a inizio della legislatura, quando nel 2020 Eugenio Giani annunciò per la prima volta la necessità di istituire questa figura, tante regioni guidate dal centrodestra già la prevedono, per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato 2 anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, 5 mesi fa, quando al Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta ci sembra un po' una forzatura. E alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi, poco più di 10 giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario. Ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula. Se non serve a loro, abbiamo votato contro per questo. Italia Viva da sempre espresso contrarietà all'introduzione della nuova figura. Ma su questo noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore, a istituire 2 sottosegretari, ad aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive. Su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere, perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Noi siamo convinti che la dotazione
rotazione di 8 assessori, 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo. E come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venir meno a un impegno di maggioranza, ma vuol dire, come Italia Viva, essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti. A favore ha invece votato la Lega. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio. Ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. Per il Movimento 5 Stelle non si tratta di una figura fondamentale. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività. Noi lo ripetiamo, non siamo contrari ideologicamente a quello che sia l'aumento delle nostre attività, però ci sono delle considerazioni che devono essere fatte riguardo alla sobrietà delle spese, al fatto che in questo momento la Corte dei Conti ci ha più volte bacchettato per l'utilizzo che è stato fatto, soprattutto negli uffici di presidenza del personale. Abbiamo ancora una questione aperta con tutti i lavoratori del Consiglio regionale che sono al servizio davvero di tutta la comunità e che in questo momento stanno avendo dei problemi proprio da questo punto di vista. Quindi riteniamo che sia sbagliato il modo con cui viene data le gambe alla riforma statutaria e le cifre spropositate e il momento storico pessimo. Pensiamo che un sottosegretario che curi i rapporti tra Consiglio e Giunta possa essere una figura utile, ha detto il consigliere Ceccarelli. Era già stato modificato lo statuto per prevedere la figura del sottosegretario. Oggi noi abbiamo approvato il trattamento e il personale di supporto che deve coadiuvare questa figura di sottosegretario. Una figura che esiste in tante regioni italiane dove amministrano o hanno amministrato un po' tutti i partiti, sia di destra, sia di sinistra, sia i 5 Stelle. Quindi non si capisce perché da parte di alcuni c'è stata invece una contrarietà all'istituzione di questa figura. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani, perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità, è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare.
È bene dire che per quanto riguarda le indennità non c'è nessun aumento, perché il sottosegretario sarà un consigliere regionale, ma anche per quanto riguarda l'aumento delle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio non ci saranno aumenti, perché, come si suol dire, il tutto è fatto a iso risorse, vale a dire attraverso la riduzione dell'indennità degli attuali assessori per quanto riguarda il sottosegretario e di quanto riguarda gli attuali componenti dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i due segretari questori che entreranno. Gli step della nuova pista. Inizio dei lavori a settembre o ottobre 2023. È il cronoprogramma che ha dato il presidente della regione Eugenio Giani nel rispondere ad un'interrogazione dei consiglieri di Italia Viva Maurizio Sguanci e Stefano Scaramelli sulla posizione della giunta rispetto all'iter realizzativo della nuova pista dell'aeroporto di Peretola e per conoscere lo stato di avanzamento del progetto. Da qui a Pasqua, nemmeno un mese, Toscana Aeroporti invierà il materiale che nasce dal dibattito pubblico sul progetto di pista declinata di 2200 metri, che è una pista che va a temperare sia l'inquinamento acustico e atmosferico, sia le problematiche di sicurezza per quello che oggi significa invece una pista perpendicolare all'autostrada, che ha un cono di volo dalle 30.000 alle 50.000 persone nei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi, Mantignano, Ugnano, parte di Novoli. La pista invece sarà rivolta verso quello che oggi possiamo identificare da un lato il distributore Agip o la stazione di Firenze Nord e dall'altra la collinetta dei rifiuti di Case Passerini, quindi un'area poi sgombra, acquitrinosa, dove oggi ci stanno dalle 30.000 alle 50.000 persone, lì non ci starà nemmeno 1.000 abitanti e quindi condizioni di sicurezza e di impatto ambientale molto migliori. Io ritengo che questo progetto sia un progetto valido proprio sul piano della prevenzione di quelle che sono le condizioni, diciamo, da un punto di vista ambientale più idoneo, e questo progetto presentato a Toscana Aeroporti sarà da ENAC portato nelle sedi competenti per l'acquisizione del parere VIA e VAS, ovvero valutazione di impatto ambientale e valutazione sanitaria. A questo punto, penso per settembre-ottobre, potrà il progetto ripartire con l'esecuzione materiale dei lavori. Il consigliere Sguanci si è detto soddisfatto della risposta del presidente della regione. Eravamo un po' preoccupati dall'esito dell'ultimo congresso, sia regionale che nazionale, del Partito Democratico, perché, come tutti sanno, Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi, aveva posizioni, diciamo, contrarie alla nuova pista, e aver avuto oggi il governatore Eugenio Giani, che è venuto in aula a ribadire con forza che la pista si farà, che addirittura entro Pasqua è possibile avere, come dire, i progetti definitivi in attesa della via della VAS, per poi addirittura entro ottobre riuscire a iniziare un minimo di lavori, ci fa sentire molto più sereni. Devo dire che tutto questo poi va anche in perfetta linea con quanto asserito dal sindaco Dario Nardella, che tra le 15 opere più importanti, quantomeno da iniziare entro la fine del suo mandato, c'è proprio la pista di Peretola, la nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Papa Niccolò V torna a Fivizzano. Tornano a Fivizzano i paramenti di Papa Niccolò V, capolavoro dell'arte tessile del 400, che si potranno ammirare nel luogo in cui per 350 anni è stato conservato grazie alla mostra I panni aurei vellutati. L'esposizione, che si terrà nel Museo di San Giovanni dal 25 marzo al 21 maggio, è stata realizzata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Fivizzano e curata da Barbara Sisti, direttrice del Museo Diocesano di Sarzana, con la collaborazione del Museo Nazionale del Bargello, luogo di conservazione delle antiche vesti papali dal 1946. È molto bello che Fivizzano possa riospitarlo a casa in questa sorta di ritorno ideale della figura del Papa Niccolò V nella sua terra, ha detto la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Io credo che in questa mostra sarà possibile ritrovare
nella materialità di quel paramento che torna a casa il senso della storia, degli equilibri di potere, il racconto di un'epoca nella quale appunto un papa come Niccolò V, fondatore della Biblioteca Vaticana, un protagonista della storia della Chiesa in anni centrali della sua lunga storia, si esprime appunto anche nella materialità, nella espressività riversata in questi oggetti. Il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti ha parlato del ritorno del parato come di un evento straordinario e di un momento storico e di un grande orgoglio per la nostra comunità, in cui si celebra una figura importantissima come quella di Niccolò V, nato a Sarzana e la cui madre Andreola Bosi era fivizzanese. Un evento straordinario che abbiamo fortemente voluto come amministrazione, insomma, per rivalutare una figura importantissima come quella di Niccolò V, papa appunto fivizzanese, sarzanese, ce lo dividiamo con la città di Sarzana, ma di madre appunto fivizzanese, Andreola Bosi, per cui un momento importante per la nostra comunità, un momento storico. Il parato è stato per anni di proprietà del comune di Fivizzano, per cui insomma siamo orgogliosi di questo momento. Il prezioso parato di Sete e Oro è stato infatti proprietà del comune di Fivizzano fino a quando, dopo il terremoto del 1920, fu ceduto allo Stato per la realizzazione di un asilo per l'infanzia. La curatrice della mostra, Barbara Sisti, ha evidenziato come il favoloso parato di Niccolò V sia considerato per tutti gli studiosi del tessile un unicum, un insieme di vesti liturgiche di straordinaria importanza legate alle manifatture fiorentine di metà del 400, specializzate nella realizzazione di tessuti di lusso. Attraverso la mostra renderemo fruibili a tutti i visitatori anche video divulgativi sul meraviglioso mondo del tessile antico, ha detto Sisti. Il ritorno del parato di Niccolò V a Fivizzano è veramente un momento importante e fondamentale. Io spero di aver contribuito nel miglior modo possibile alla realizzazione di una mostra che vuole richiamare non solo un'esposizione fatta nel 2009, ma una tradizione che ancora si ricorda a Fivizzano, che è quella della presenza del parato per 350 anni presso appunto l'antico convento degli Agostiniani, del favoloso parato di Niccolò V, che per tutti gli studiosi del tessile è veramente un unicum. È un insieme di vesti liturgiche di straordinaria importanza, realizzate alla metà del 400, legate alle manifatture fiorentine che erano particolarmente specializzate nella realizzazione di tessuti di lusso. La mostra è stata realizzata con la collaborazione di Valdo Spini, presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane. Il fatto che un comune come Fivizzano si sia dato così da fare per poter ricostruire attraverso i paramenti la storia e il significato dell'azione di un papa che ha preso i natali in quella città, credo che sia veramente una cosa da lodare. Cioè questi comuni nostri che hanno individuato nella cultura un elemento anche di sviluppo, perché borghi, diciamo i nostri borghi e le nostre comuni che sono situati in modo periferico rispetto alle città, hanno nella cultura un volano di sviluppo assolutamente necessario e assolutamente indispensabile.